Cercate Immortality su Google e, dopo quella di Wikipedia, tra oltre 6 milioni di voci uscirà l'istituto omonimo, che altro non è che il più celebre gruppo di discussione sui temi dell'estensione della durata e qualità della vita, gestito dalla sua casa in Wisconsin da questo signore che ci dà il benvenuto. Nel breve periodo, ciò che aiuterà di più a allungare la vita o mantenerti sano sono le cose normali che raccomandano tutti i dottori: mangiare variato, fare moto, evitare comportamenti a rischio. Ma per estendere la durata molto di più serviranno vari interventi, tipo i farmaci, e nei prossimi 3-5 anni ne vedremo di nuovi. Infine, per invertire l'invecchiamento e curare molte malattie, ci sarà bisogno di nuove tecnologie, sviluppate in un decennio o due, come le terapie con le staminali o quella genetica, e altri approcci ingegneristici per aggiustare quello che si è rotto. Questa è una ricerca che abbiamo finanziato per capire se il laser può distruggere un particolare tipo di scarto cellulare che si chiama lipofuscin. A cose normali le cellule si sbarazzano da sole dei loro sottoprodotti, ma non del lipofuscin. E allora si studia se certe frequenze laser sono in grado di distruggerlo. Un esempio pratico di questa sostanza si vede nelle macchie della pelle che hanno i vecchi. Quelli sono accumuli di lipofuscin. Per la sua salute, Love prende anche alcuni supplementi, un multivitaminico, vitamina D3 e omega 3, ma il grosso dei nutrienti lo ricavo da una dieta ben bilanciata, dice. Ed è solito disidratare un sacco di frutta, tipo i lamponi, grandi export del Wisconsin, da mangiare in inverno. I forum sono una comunità, una piattaforma in cui discutere di longevismo. I membri sono molto dediti a vivere sano e diventano anche cavie per un sacco di esperimenti. Come la restrizione calorica. Per molti anni non era affatto certo l'effetto sugli esseri umani, eppure loro mangiavano comunque il 25-30% in meno come dei veri sperimentatori. Molti si sottopongono ad analisi del sangue, a volte anche genetiche, per monitorare al meglio ciò che succede loro, come in un vero test clinico, per capire se prendere un supplemento o un farmaco come questo modifica i marker del loro invecchiamento. E tuttavia capita ancora l'incidente delle malattie, e se ne contrai una terminale, che opzioni ti restano se non crioconservarti? Ovvero ibernarti, sospendere il corpo in idrogeno liquido sperando che una nuova tecnologia in futuro riuscirà a guarire l'organo danneggiato, facendovi rivivere. Ci sono essenzialmente tre compagnie che lo fanno nel mondo, due americane e una russa. Per pagarle si può impegnare una parte della propria assicurazione sulla vita, come ha fatto Justin. E si va da un minimo di $9,000 solo per la testa, a un massimo di $120,000 per tutto il corpo.
Questa medaglietta da portare sempre addosso serve nel caso di una morte improvvisa e dà istruzioni su come preservare il corpo, raffreddarlo, non fare l'autopsia e quale numero chiamare per far arrivare gli addetti della società di crionica. Il direttore esecutivo gestisce l'istituto dal suo studiolo, legge centinaia di messaggi che arrivano ogni giorno. Si parla di tutto, tipo qualcuno conosce gli effetti di un nuovo farmaco per il cervello di nome Memoprove, oppure informazioni sui protocolli per il cancro al polmone. Come decide se fidarsi delle informazioni espresse nei forum? È uno sforzo collettivo assicurare che siano di alta qualità, una specie di Wikipedia su questi temi. La gente dovrà sostanziare quel che dice con studi e pezzi d'appoggio accademiche. Quello che è certo è che il nostro ospite immortalista è un ottimo meteorologo e negli ultimi 2 anni gli spettatori della locale TV per cui lavora lo hanno premiato come il migliore. Una delle cose che rimpiange, nonostante gli integratori e altre ricerche, sono i capelli che aveva in questa foto. Da Wausau, 3 ore a nord della capitale Madison, ci spostiamo a Steven Points, un paesino dove vive Eric Schulke, propagandista capo dell'istituto, che per campare fa l'amministratore di un condominio per gente un po' male in arnese. Il lavoro delle mie squadre di volontari avviene essenzialmente su internet. Avviciniamo i VIP cercando di sensibilizzarli alla causa, ma abbiamo anche una lista di 2000 forum più attivi del web, li visitiamo e cominciamo a parlare con chi li frequenta. Prima non avevamo neppure un lessico adeguato, era una cosa troppo nuova. Ora siamo molto più esperti, diciamo, sentite, sono cose vere, ci sono le ricerche, siamo stati in TV, al Colbert Report, da Barbara Walters, a History Channel. Una volta, quando provavamo a convincere anche litigando, direi che il 99% delle risposte era negativo. Adesso che spieghiamo e basta, il 95% è positivo. In pratica passo in rassegna i nuovi iscritti, do loro il benvenuto e cerco di capire a cosa sono più interessati. Eventualmente li recluto e mi divido i compiti con loro. Eric sembra avere idee chiare su come diffondere il verbo nel mondo, ma non ha ben idea come combattere la battaglia su di sé, almeno dal punto di vista alimentare, come testimonia questa strage di soft drinks. Oggi ho bevuto del V8, un succo di verdure, e preso delle vitamine. Per il resto non è tanto importante cosa ho mangiato, ma cosa ho evitato. Cerco di non prendere carboidrati e zuccheri, mentre mangio più verdura e carne possibile. Deve ancora fare molta strada per un'alimentazione consapevole. La mia famiglia cosa sa della mia passione? Beh, è una cosa così nuova, in verità è volontario da 6 anni, e aspetto ancora una vera legittimazione scientifica prima di spiegarlo bene ai miei. Non vorrei mai che pensassero che li prendo in giro. Un pensiero che a volte è molto difficile non fare.